Piazza Cavour, 24 gennaio, siamo qui con il nostro scooter davanti alle barriere che impediscono il passaggio da una parte all'altra della piazza per provare, adesso testeremo con questo video reportage, quanto dobbiamo impiegare con il nostro mezzo ad attraversare la città per arrivare dall'altra parte in maniera legale, senza infrangere nessuna legge, senza passare a mano, come spesso alcuni fanno, nel migliore dei casi, queste barriere per andare dall'altra parte e per raggiungere quindi il mare. Adesso faremo partire un cronometro e vi porteremo con noi sul nostro scooter attraverso il percorso alternativo di questo viaggio con qui Livorno.it attraverso le vie della città. Stiamo arrivando in Piazza della Repubblica, fortunatamente la situazione di traffico non sembra delle peggiori, quanto sono le 4:30 del pomeriggio, dobbiamo fermarci per la precedenza. Si vede un po' di traffico da parte. Il nostro obiettivo, ricordo, è arrivare dall'altra parte delle barriere. Siamo arrivati in piazza del municipio, stiamo proseguendo verso il porto, le condizioni di traffico fortunatamente non sono gravose. Adesso siamo in piazza Antonio, stiamo scorrendo tranquillamente. Siamo qui ai Quattro Mori, il semaforo è rosso, devo informare, ricordiamo che questa è l'unica strada percorribile per arrivare al nostro obiettivo di attraversare le barriere, non è che abbiamo cercato una strada alternativa, è proprio l'unica percorribile per arrivare dall'altra parte della piazza. Ci stiamo avvicinando, siamo sulle scale Ciantini, adesso ci vedremo sulle scale di Azeglio. Alla fine del nostro percorso, mancano ormai pochi metri. Bandiera a scacchi del nostro percorso, siamo arrivati finalmente dall'altra parte della piazza Cavour pochi minuti fa, ovvero ora lo scopriremo prendendo il cronometro in mano, eravamo proprio lì dietro le barriere, ci fermiamo e quanto abbiamo impiegato per arrivare fino a questo punto. 7 minuti e 27 proprio in questo momento, ricordando che le condizioni di traffico erano veramente ottimali e eravamo con lo scooter, non abbiamo dovuto soffermarci fin troppo in fila o aspettare con la macchina di passare oltre, quindi direi tutto sommato un buon risultato. L'alternativa con lo scooter sarebbe stata questa, di trasportare il nostro mezzo a mano attraverso la piazza e cavalcare poi le barriere passando sul marciapiede, nella migliore delle ipotesi, per essere i più civili possibili, perché molti anche non hanno questa accortezza e passano qua frecciando, mettendo a rischio anche pedoni, come vedete sono molti, specialmente durante le ore del giorno, che passeggiano qua in Piazza Pepe. Di passare da questa parte, facendo questa signora. Poi per andare a plaudere, ci passiamo, siamo qui a dopo noi andare a trasportare il marciapiede sul palco, passiamo poi per andare in strada, vedete, piano a tutto, appoggiato. Dobbiamo cercare di spirarli per andare in strada, ma è difficile. Sveglia! È difficile riuscire a tornare in strada. Forse qui. Non ci passo. Dobbiamo finire tutto il marciapiede
portando il motorino in mano per cercare di arrivare poi ovviamente all'altra parte. Quindi i disagi sono molti. Finalmente ci siamo. Finalmente posso riaccendere il mio scooter. Può andare. Niente due. Offre la barriera di Piazza Cavour a tutti gli scooteristi di Cornese.